La personalità del brand oggi è sempre più importante per differenziare un'azienda, per renderla memorabile e per posizionarla nella mente delle persone. Vediamo in questo video un paio di esempi di personalità del brand per commentarli insieme, per vedere quali sono le caratteristiche principali che devono avere questi brand e come fare quindi a costruirle. Che sia che tu abbia un ristorante, un'agenzia oppure una grossa azienda, la costruzione è più o meno la stessa. Poi bisogna portarla a terra, quindi bisogna comunicare con quella brand personality, bisogna anche costruire magari un packaging diverso per il prodotto, bisogna costruire un tono di voce. E quindi poi c'è un lavoro a valle che è molto importante, ma che ovviamente ti differenzia. Allora, il primo brand che volevo commentare con te è Diesel. Diesel, come vedi da queste immagini, ha sempre avuto una personalità molto molto ribelle, indipendente. È sempre stata quella che faceva anche le campagne che andavano un po' contro il senso comune. E qui vedi una delle campagne più belle che hanno fatto. Dopo Smart contro Stupido c'è quella sugli influencer, no? E in questa campagna prendono in giro gli influencer dicendo che sono quelli un po' più stupidini, mentre i follower sono quelli più intelligenti perché in realtà loro riescono a vivere una vita molto più piena. Questa personalità di Diesel la vediamo poi in azione nelle campagne, nella scelta dei colori, nella scelta delle foto, dei modelli e delle modelle, nella scelta del tono di voce, ma anche nella scelta poi dei prodotti, anche come sono fatti i prodotti, riflettono ovviamente la personalità del brand. E questo ci dà un'idea del fatto che la brand personality non è solo teorica, ovviamente, non è che lo dobbiamo scrivere su una pagina, siamo ribelli, siamo indipendenti, fine. Dobbiamo poi dimostrarlo e Diesel lo sta facendo benissimo da tantissimo tempo. Qual è il vantaggio di questo? Beh, se pensi a Diesel, ti viene subito in mente un certo posizionamento, vero? Ti viene subito in mente un'azienda diversa con uno spirito diverso, uno spirito che per molte persone è importante da anche indossare, quindi Diesel, secondo me, la brand personality di Diesel è un elemento anche strategico del suo successo. La personalità del brand aiuta anche a differenziare i mercati dove di solito le aziende sono molto uguali. Prendiamo il mercato del lusso. Come descriveresti una qualsiasi azienda del lusso come personalità? Ma normalmente sono eleganti, sofisticate, eccetera. E quindi come ci facciamo a differenziare? Beh, dobbiamo trovare dei dettagli. Ad esempio, Rolex. Rolex è un brand con una personalità anche molto avventurosa, lo sapevi? Se vai sul sito Rolex, nel mondo Rolex, vedrai che Rolex sponsorizza anche molte esplorazioni, viaggi sia per l'ambiente che per la scoperta delle vette nella montagna, oppure mi ricordo che hanno sponsorizzato anche un'immersione in fondo agli oceani. Insomma, Rolex ha anche questo tipo di personalità che scopriamo quando ci affacciamo a questo mondo e stiamo magari cercando un brand che si allinei con quello che siamo noi e troviamo questa particolarità. E quindi Rolex riesce poi a dare una personalità che io chiamo rotonda e che attira molte persone perché ha una personalità appunto molto viva, molto vera. Questi due esempi ci aiutano a capire come poi portare a terra la brand personality. Prima di tutto la dobbiamo sviluppare facendoci delle domande che ci permettono di pensare al brand come una persona. Il mio modello sul tono di voice, che puoi scaricare gratuitamente su toneofvoice.biz, ti può aiutare a iniziare questo percorso, perché è un modello che ho pensato per poi appunto mettere in pratica le personalità del brand. Quindi ci sono degli esempi, ma poi vedi che ti faccio delle domande che ti permettono di pensare al brand come una persona. Dopo aver fatto questo, dobbiamo chiederci: ok,
con questa personalità il prodotto cambia, il packaging cambia, il tono di voce com'è, la pagina come la scriviamo, questa interazione con questa persona che ci scrive su Facebook come la gestiamo e tutto il resto. Vedi che poi dobbiamo portare a terra, quindi dobbiamo essere più concreti nello sviluppo della personalità del brand con tutte le azioni che l'azienda fa in negozio, online e in tutto, in tutti i touch point dell'azienda. Questi quindi sono esempi che ci permettono di prendere ispirazione per poi costruire la nostra personalità del brand e quindi il nostro posizionamento. Se vuoi andare più a fondo su questo, ho scritto un libro sul tono di voce, come parlano i brand, che parla anche molto di personalità del brand, ma soprattutto parla di applicazione del tono di voce e quindi tanti esempi, tanti case studies che ti permettono poi di vedere come applicare la brand personality e il tono di voce sul tuo brand, sulla tua azienda. Quindi prova ad andare a vederlo per avere una guida completa su questo. Adesso vai a vedere altri esempi sulla brand personality e chiediti: se dovessi costruirla io, da dove partirei e soprattutto poi come trasformerei la mia comunicazione e la mia presenza online e offline.